Al Grande Fratello 16 non mancano i colpi scena. A poche ore dalla diretta un bacio lesbo sta scatenando il web. Mancano poche ore ad una nuovissima puntata del Grande Fratello 16. Barbara D'Urso e i suoi ragazzi si stanno già preparando per andare in onda alle ore 21. 30 circa su Canale 5 con una diretta ricca di colpi di scena. Di sicuro, si parlerà di un fatto accaduto da poco, ovvero di una strana passione scoppiata all'interno della casa tra due donne. Grande Fratello 16, bacio lesbo in casa. Dopo il coming out al Grande Fratello 16 di Cristian Imparato e la presunta omosessualità di Terlizzi, sembra essere arrivata un'altra conferma. Ieri sera, all'interno della casa più spiata d'Italia, Francesca De André ha baciato con molta passione la sua coinquilina Erika. Il tutto è accaduto in piena notte in giardino, dove entrambe si sono lasciate andare a delle effusioni. A quanto pare, la figlia del noto cantante è bisessuale e pare abbia addirittura detto alla Piamonte: se non vai via a finire male. Secondo alcuni, il gesto di Francesca sarebbe stato fatto solo ed esclusivamente per far parlare di sé e continuare il suo percorso nel reality. Altri, invece, pensano che la ragazza sia troppo volgare e priva di personalità. Scatta la passione in casa, ecco il video. Francesca De André e Erika si sono lasciate andare alla passione. Le due donne, forse un po' su di giri, hanno scatenato un vero gossip all'interno del Grande Fratello 16, lasciando i fan allibiti. La commessa fiorentina e l'opinionista di Barbara D'Urso sono bisessuali, ma mentre Erika è single, Francesca è fidanzata con un ragazzo. Prima si sono abbracciate in salotto e si sono baciate, poi si sono spostate in giardino. Cosa succederà adesso? Non resta altro che aspettare la puntata di stasera, che da come si prospetta sarà ricca di colpi di scena.